Buon pomeriggio ai telespettatori di Cilento TV, appuntamento speciale questo pomeriggio per una finestra sul Cilento. Avremo due ospiti che si intervalleranno. Prima parleremo, avremo modo di affrontare alcune questioni con il segretario confederale generale della UIL Salerno, ovviamente segretario provinciale, Gerardo Pirone. E poi avremo ospite di Cilento TV il senatore Riccardo Nencini, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, con il quale affronteremo alcune questioni all'ordine del giorno del dibattito politico nazionale. Ma è il tempo di parlare con il segretario Gerardo Pirone, al quale non posso che ovviamente fare una domanda ben precisa partendo da una considerazione ben precisa. Ci troviamo ad affrontare la coda di una crisi economica devastante che ha devastato completamente il nostro paese. La disoccupazione sappiamo a quali livelli stanno e soprattutto poi se parliamo di disoccupazione giovanile che ha sfondato ormai il tetto del 40%, le famiglie hanno difficoltà effettive a mantenere un livello dignitoso di vita, soprattutto poi se queste famiglie hanno diversi figli e quindi diversi figli da dover mantenere agli studi, le imprese che stentano a mantenere in vita i propri livelli occupazionali, un sistema del lavoro come dire, in piena crisi. Però c'è un'azione, quella dei sindacati, che è ovviamente un'azione importante, un'azione che svolgono sul territorio e non potrei quindi non iniziare chiedendo al segretario qual è l'azione della UIL Salerno in questo periodo difficile di crisi economica. Io rispondo subito, volesse il cielo e fosse la coda della crisi. Per quelli che sono i nostri studi, le nostre ricerche, le nostre indagini, purtroppo non, dovremo gestire non la coda, ma ancora molti mesi di gravissima crisi. Nel 2014 sicuramente si aggraverà la crisi in Italia. Questo perché la politica non è stata attenta alle proposte, alle sollecitazioni non solo della UIL, ma del quadro confederale. Il quadro confederale ha dettato con precisione cosa fare per ridare, diciamo, respiro all'economia italiana. Tutto ciò non è stato fatto. E oggi ci troviamo a confermare le cose che lei diceva. In provincia di Salerno, non ultimo il dato dello smantellamento, della Filtrone, qualcosa che ha colpito al cuore, i nostri lavoratori, il sindacato e la stessa Confindustria di Salerno. Salerno ormai sta per diventare il deserto industriale della Campania. Ciò che è accaduto ieri è gravissimo. Noi come UIL, come Uilcom, siamo da ieri accanto ai lavoratori della Filtrone, nella persona di un sindacalista importante qual è Domenico Cascone, perché il sindacato in questo momento non riesce neanche più a mantenere il livello occupazionale che vi sono oggi, ma non per sua incapacità, perché ormai l'economia sta talmente sopprimendo i diritti fondamentali dell'uomo che oggi l'uomo, veramente la persona, il lavoratore, non contano più niente. Rispetto a questo c'è veramente una desolazione anche dal punto culturale e gestionale di questi processi, perché il sindacato non riesce, malgrado le proposte, noi continuamente siamo in prefettura, per ogni problema che è in questa provincia sempre di più si acuisce, noi chiediamo l'intervento della prefettura, ma la quale purtroppo non può risolvere le problematiche perché sono al di sopra della stessa presenza, anche se costante e continua,
della prefettura in quanto istituzione. E voglio dire ancora, stiamo vivendo il dissesto idrogeologico di tutto il Cilento. Io di questo ne ho parlato nel 2010 in una relazione ben precisa. Non fosse altro perché sia come persona che come Will, e come Will intendo tutte le categorie impegnate sul territorio, alle quali va detto che lottano quotidianamente per tentare non solo di mantenere gli attuali posti di lavoro, ma lottano affinché non continui questa egemonia di una politica e di una economia che ha portato alla distruzione, ripeto, dei diritti sociali fondamentali dell'uomo. Ebbene, sul dissesto idrogeologico, lo si diceva, per quanto mi riguarda personalmente e come Will, non solo prima del 2010, ma nel 2010 abbiamo posto problemi importanti per tutto il Cilento. Abbiamo posto anche il problema della mobilità recuperando la tratta ferroviaria di Sicignano Lago Negro. Abbiamo tentato un'operazione culturale qualche mese fa andando nella fossa dei leoni, dico io, perché abbiamo trovato tutti i sindaci contrari a fare un ragionamento culturale di innovazione, di ricerca collegata al petrolio che è in quelle zone, sempre senza intaccare l'ambiente fondamentale, perché il Cilento è una grande risorsa naturale, ma potrebbe diventare una risorsa non solo naturale per quel che è l'ambiente, ma anche una risorsa di tipo economico, se facessimo però tutti un discorso culturale a partire dalla scuola di quel territorio che spesso è contro e non è accanto al futuro dei giovani. Ed ecco che la disoccupazione si accompagna accanto ad una politica sbagliata, accanto anche ad un discorso di miopia e non di lungimiranza. È chiaro che i giovani devono abbandonare il territorio di Salerno. Stamattina si parlava, ho sentito alcuni interventi, è chiaro che c'è la mancanza di densità di una volta di popolazione nel nostro territorio. Non c'è più densità perché la gente va via da questo territorio. Io stesso ho figli che non vivono più a Salerno, malgrado gli studi, uno al nord e uno al sud. Cioè non è più possibile dire ai giovani vai fuori dall'Italia, non più fuori dalla Campania, vai fuori dall'Italia, lì troverai un mondo che probabilmente ti potrà dare speranza e futuro. Ecco, segretario, proprio per scongiurare questa emigrazione negativa, perché non, a me piace sempre parlare di immigrazione positiva e negativa, positiva di certo, coloro che ovviamente vogliono certo fare esperienze certo formative e ovviamente di lavoro all'estero, ma che lo scelgono ovviamente in libertà, volendo aprirsi ad un mercato del lavoro globalizzato. E poi invece ci sono tutta una fetta di soprattutto giovani che sono costretti invece ad emigrare. Ecco, per come scongiurare questa emigrazione, questa fuga di cervelli, su cosa bisogna lavorare e quali risorse bisogna potenziare? Io sono un uomo di scuola e da sempre dico che bisogna investire in istruzione e formazione. Ma accanto all'istruzione e alla formazione non dobbiamo dimenticare l'educazione. Il trinomio è educazione, istruzione e formazione. Spesso in Italia se c'è una cosa non c'è l'altra. Non è possibile, sono ormai 20 anni che la politica costruisce poco per la formazione dei propri cittadini, a tutti i livelli, a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'università, che dovrebbe essere il massimo momento di formazione. Bene, noi a Salerno abbiamo un grande ateneo, molti ricercatori dimostrano che la nostra università, per certi versi, soprattutto in campo scientifico, è ai grossi livelli europei, ma non c'è collegamento tra università, Confindustria, mercato del lavoro. E perché però? Perché il territorio, che dovrebbe essere già vocazione turistica, già questo territorio, malgrado gli sforzi, comunque non riesce a diventare un punto turistico fermo. Ci sta riuscendo in questi ultimi tempi con Enzo Maraio e io sono qui proprio perché mi ha invitato Enzo e perché credo nella capacità politica di Enzo e dell'amministrazione che fin qui ha tentato
di far uscire Salerno dall'anonimato, ma siamo soltanto all'inizio. Per poter parlare di utilizzo della nostra fascia costiera in termini di vero turismo, bisognerà rifare tutta la fascia costiera, che tra poco i flutti del mare e le tempeste toglieranno definitivamente. Quindi ci vuole tutta una politica dell'ambiente, tutta una politica del risanamento, ci vogliono le sinergie, ci vuole un aeroporto vero che possa unire Salerno a tutto il Mezzogiorno, nonché poi naturalmente alle nazioni estere. Ci vuole una mobilità diversa da quella che c'è oggi. Ci vogliono le infrastrutture. Noi continuamente, come la FENEA all'UIL va dicendo, chiediamo il rinnovamento delle nostre infrastrutture. Ecco, tutto questo non soltanto dà problemi a quella che è la struttura che la natura ci ha dato, figuriamoci poi per quanto attiene tutto il resto. La metalmeccanica non c'è quasi più, l'agroalimentare, che è un fiore all'occhiello della nostra provincia, ha dovuto fare i conti con ciò che si diceva stamattina anche nel convegno, ha dovuto fare i conti con chi sta portando anche i prodotti della natura del nostro territorio in gestione di internazionalizzazione negativa in questo caso e non positiva per i nostri territori. Ecco, allora io credo che un partito socialista che vuole rinnovarsi debba per prima cosa ringiovanirsi anche nell'età, e parla uno che di età ormai di gioventù l'ha lasciata alle spalle, ma un partito che possa veramente ridare quella gioia di far politica, la politica vera, la politica costruttiva, non quelle beghe che ancora oggi si, purtroppo si devono vedere nel nostro Parlamento. E su qui è giusta anche la preoccupazione di Nencini sul tipo di proposta di votazione elettorale che si sta portando avanti. Dobbiamo stare molto attenti. Questo Paese in alcuni momenti sembra essere ritornato all'Italia degli anni 70. Concludiamo, perché ovviamente abbiamo la seconda parte di questa trasmissione dedicata al senatore Riccardo Nencini, che il segretario Pirone ha già messo in campo, e so quanto sia importante per il segretario Pirone una battaglia che tra l'altro alcune forze politiche stanno portando avanti da tempo, che è quella sullo Ius Soli. Beh, anche sullo Ius Soli, noi non soltanto sullo Ius Soli, noi abbiamo fatto un altro convegno come UIL, Migranti di Salerno, cittadini salernitani. Anche qui io con grande delusione devo dire che non sempre la stessa stampa, le emittenze locali sì ci seguono, ma non seguono la UIL con quella continuità di cui la UIL ha, io credo, diritto, perché noi dal 2009 ad oggi abbiamo proposto tematiche veramente di grande eccellenza, alcune volte abbiamo anticipato persino tematiche che poi si sono viste a livello nazionale, ma la stampa non sempre ci è vicina, non lo so qual è il motivo. Certo è che noi abbiamo parlato di Ius Soli, l'unico sindacato a Salerno, abbiamo parlato dei migranti ancora prima, abbiamo presentato progetti sulla gestione degli extracomunitari che vivevano allora nel ghetto vicino Eboli, siamo partner del comune di Eboli, dello sportello contro l'illegalità per quanto attiene l'introduzione al lavoro degli extracomunitari in campo agricolo. Su queste cose, solo perché siamo accompagnati dalle altre sigle, c'è pure la UIL. Quando le cose le propone solo la UIL, è un po' difficile che vengano date poi veramente attraverso la stampa a tutta la comunità salernitana. E questo mi dispiace, perché credo che noi sullo Ius Soli crediamo, perché crediamo soprattutto nei diritti fondamentali dell'uomo, e per noi non c'è differenza di colore. Come diceva una vecchia canzone, non c'è differenza tra il colore bianco, giallo, rosso, nero, perché siamo tutti quanti uomini e figli di Dio, si diceva in quella canzone. Ringraziamo il segretario Pirone che ha chiuso questa prima parte della trasmissione con un bellissimo messaggio di libertà. Lo ringraziamo e ovviamente da questa emittente arriva
il sostegno per tutto ciò che continuerete a fare da qui al prossimo futuro come Will Salerno. La Will è accanto ai cittadini e ai lavoratori, sempre e comunque. Incarinata alle Camere, qual è l'opinione dei socialisti? Ci sono due buchi nella legge elettorale che si va presentando. Manca una regolamentazione del conflitto di interessi. Il tema conflitto di interessi ha reso in questi 20 anni il sistema politico italiano invivibile, bisogna correggerlo nella nuova legge elettorale. Non serve nessun premio per la Lega, lo sbarramento se c'è deve essere uguale e sacrosanto per tutti. Manifestazione. Governo locale, ogni regione presenta una questione locale importante, la campagna ha presentato il tema della cultura e dei beni archeologici, inizierà una campagna pro pestum fra pochissimi giorni in Parlamento, esattamente come l'abbiamo fatta per Pompei. In campagna ci sono troppi. Vado che decidiamo noi siamo stati loro che hanno fondato la sinistra riformista populista, ne parlava addirittura Aristofane al suo tempo, nulla di nuovo. Scusa, a Palazzo di Città i ragazzi sono stato Matteo. Come mai? È stato casuale questo accavallamento di... Sì, l'ho sentito la settimana scorsa e mi ha detto sono a Salerno. E io ho detto guarda, ho già fissato a Salerno una linea di partito. Sì. Questo pomeriggio ospite della trasmissione Una finestra sul Cilento, il senatore Riccardo Nencini, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. Partirei subito chiedendo al senatore Nencini, che ha convocato qui a Salerno gli amministratori, i dirigenti del Partito Socialista del Mezzogiorno, il senso di questo workshop. Ogni comunità, e i partiti sono delle comunità, hanno bisogno ogni tanto di una registratina organizzativa. Questa è la seconda riunione che teniamo in Italia, rappresenta tutto il sud, compreso le isole, la Sicilia e la Sardegna, ed è legata ad una fase di rilancio dell'attività del socialismo italiano in previsione delle elezioni amministrative prossime e delle elezioni europee. Ci saranno delle buone sorprese e noi saremo una delle buone sorprese. Perfetto. A margine del workshop, tra l'altro, il senatore Nencini ha lanciato una proposta rispetto alla valorizzazione dei beni culturali in Campania. Ci può anticipare qualcosa? L'Italia non destina molto denaro al recupero e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali. Noi abbiamo identificato 4 priorità italiane: la Piana di Sibari, il parco nuragico in Sardegna, gli istituti per il restauro dei beni artistici che ha sede a Firenze e quarto l'area Pompei e l'area Pestum in Campania. Pestum entrerà tra le cose di cui discuterà la Commissione Cultura del Senato attorno alla fine di febbraio, presenteremo una risoluzione destinata sia alla valorizzazione dell'area sia al completamento degli scavi e Pestum, io lo spero, tornerà ad essere uno dei luoghi più visitati nel mondo per quello che riguarda l'archeologia della Magna Grecia. Riccardo Nencini è stato uno dei fondatori di Italia Bene Comune, il progetto che ha unificato in un'unica casa il PD, il PSI e ovviamente SEL, sostenendo Pierluigi Bersani alle scorse elezioni politiche. Di fatto SEL si è tirato fuori da questa alleanza sancendo la fine di Italia Bene Comune. Il PSI cosa fa? Italia Bene Comune è rimasto un progetto che ha una validità soprattutto nelle amministrazioni locali. In moltissimi comuni che andranno al voto a maggio, PSI, PD e SEL si presenteranno ancora assieme. Mentre invece va ridefinita un'alleanza per le prossime elezioni politiche che temo si avvicinino. L'ipotesi è nel 2015 ed è un'ipotesi di calendario assolutamente credibile. Lì serve un candidato alla presidenza del Consiglio, un programma fatto di pochissimi punti, con alla testa il lavoro e poi al terzo punto di nuovo la crescita economica che possa garantire maggiori opportunità di lavoro e poi una coalizione di partiti. Di nuovo la sinistra riformista che si richiama al socialismo europeo e attorno a questa idea costruire l'idea di una coalizione della sinistra riformista vincente anche in Italia.
Il PSI è stato chiamato insieme al PD a organizzare per il prossimo 28 febbraio e 1 marzo il congresso del PSE, del Partito Socialismo, del Socialismo Europeo, che si terrà a Roma. Ecco, quale prospettiva ha il PSI per questa Europa? Questa Europa non è un'Europa finita e non è un'Europa che ci piaccia. È un'Europa che ha consegnato troppo ai mercati finanziari e ai finanzieri una responsabilità. L'Europa che conosciamo è un'Europa quindi parziale, dove la politica ha svolto un ruolo, ma soltanto un ruolo per molti versi eccessivamente marginale. Quando pensiamo all'Europa di domani, pensiamo ad un'Europa che abbia gli eurobond, la misura economica necessaria perché l'Europa, soprattutto mediterranea, fuoriesca da uno stato di grandissima crisi economica. Pensiamo a una commissione che abbia più poteri, pensiamo ad una politica estera e di difesa veramente comuni e pensiamo anche ad eliminare quelle barriere per restituire alla politica la possibilità di scegliere come regolamentare i mercati finanziari. Questa è l'Europa che ci piace moltissimo ed è l'Europa per la quale lotteremo soprattutto a partire dalla campagna elettorale per le europee ormai prossima. I socialisti ritornano in Parlamento e ritornano in maniera dinamica in Parlamento con diverse proposte, voto ai sedicenni, una battaglia sulla ludopatia, lo ius soli. Quale iniziative porterà in campo il PSI in Parlamento? Quelle che lei ha ricordato sono le più significative. Noi ci dedichiamo soprattutto a due grandi filoni, i diritti sociali e il mondo del lavoro e i diritti civili. E guardiamo anche alle malattie del nuovo secolo. Quando parliamo di gioco pubblico, cioè di gioco consentito, parliamo di una storia che ha un giro d'affari censito di circa 90 miliardi e che riguarda 10-12 milioni di famiglie italiane. Quindi riguarda una straordinaria maggioranza di persone. Il punto è che 2 milioni di questi, cittadini italiani, donne e uomini, sono colpite da quella che diventa una malattia devastante per la famiglia medesima. Abbiamo proposto di tenere le ragazze e i ragazzi che non sono ancora maggiorenni lontani dai luoghi dove si gioca e soprattutto abbiamo proposto, e ne discuteremo nei prossimi giorni a cominciare dal Senato, di tassare, anzi di raddoppiare il prelievo fiscale da quelle società che utilizzano e lavorano con il gioco. Ciò che prenderemmo di più, 3 miliardi in più, verrebbe destinato all'aumento delle pensioni minime e ad investire di nuovo nel mondo del lavoro per tagliare il cuneo fiscale e quindi mettere un maggior numero di soldi nelle tasche degli italiani che lavorano. Siamo in fase conclusiva e ovviamente io, che conosco molto bene il senatore Riccardo Nencini e so quanto ci tiene alle giovani generazioni, a me piace sempre chiudere così, con un messaggio a tutti i giovani che ci stanno ascoltando, che sia veramente un messaggio di speranza. Ma io direi due cose. Una cosa abnorme: siate e imparate ad essere complici. Complici significa, non parlo dei complici, dei delinquenti, della complicità criminale, parlo di una complicità di vita. La complicità è un supporto straordinario sia dell'amicizia che dell'amore. La complicità significa essere intimi, entrare in confidenza anche con i sentimenti degli altri. E quindi la complicità è una delle prime ragioni che ci portano a conoscerci meglio ed è un sentimento che bisogna maturare, far crescere, al quale affezionarsi nella vita. La seconda cosa che si deve dire a chi ha 20 anni è abituarsi a competere. Non è mai esistito il detto del barone de Coubertin: l'importante non è vincere ma partecipare. Continuava quel motto ed era: l'importante non è vincere ma partecipare, costruendo la possibilità di essere competitivi. Ecco, essere competitivi significa mettercela tutta nella vita. Si può anche non riuscire, ma trovare il coraggio per scommettere sulle nostre forze è uno dei due punti fondamentali a quale affidare la nostra esistenza. È la seconda cosa da fare accanto alla complicità. In bocca al lupo.
Io ringrazio il senatore Riccardo Nencini, nonché segretario nazionale del Partito Socialista, per la sua disponibilità, perché so che deve scappare per altri impegni istituzionali. Saluto tutti i telespettatori e ci vediamo la settimana prossima. Grazie, buona giornata.